Perché non parla, mi muovo, lui. No, mi muovo. Si muove, però si muove. E sì. Ci sono domande facilissime. Dunque, facili, difficili, difficilissime. Ecco, la gente può telefonare da casa, chiedere la 1, la 2, la 3 per ciascuna categoria. Esatto. E a ciascuna domanda, la risposta esatta, si vince un premio. Esatto. Quali sono i premi? I premi sono dei vostri souvenir, ricordo. Nostri. Di tutti noi che abbiamo partecipato a quelli che è il calcio. Perché oggi è la nostra 150esima puntata. Brava Orietta! 150esima puntata di quelli che è il calcio. Sì. E qui al telefono abbiamo il primo concorrente. Allora, il primo concorrente ha scelto le domande facili. Come si chiama, Orietta? Si chiama Livio, è di Milano. Il cognome? Sì. No, non fa niente, non ci importa niente. Non fa niente. Ecco, sì. Sì. Cosa ha scelto? Allora, lui ti saluta. Sì, vabbè, Orietta, no, siamo in ritardo. Sì, sì, non si può salutare non in trasmissione. Non si può salutare perché dobbiamo stringere i tempi. Sì, grazie. Allora, la domanda sarebbe facile, no? Facile da? Numero uno. Allora, nella stazione di quale città Osvaldo mi ha fatto la dichiarazione d'amore? Che sarebbe il marito. Sì, questa è la allora, domanda. Allora, A, Reggio Emilia. Reggio Emilia. B, Città del Capo. Sì. E C, Yuma. Salute. Reggio Emilia. Ha vinto! Ha vinto! Ha vinto! Ha vinto! Allora il premio sarebbe. Cosa ha vinto? Il disco di Gene Guglielmi. Il disco di Gene? Il primo disco di Gene Guglielmi, eccolo qui. I capelli lunghi, la luna, le stelle in mare. I capelli lunghi. Ecco. Ha vinto! Signor Livio! È stato omaggiato. Contento. Aspetti un attimo, Orietta, scusa, aspetta un attimo. Signor Livio, è contento? Sì, sono contento, perché volevo soprattutto parlare con Orietta. Ecco, no, ma no, scusi, non sia scortese. Per il disco di Gene Guglielmi messo in palio. È stato omaggiato dal signor Bartoletti. Messo in palio da Bartoletti, che sta ancora piangendo. Grazie. Me ne sono privato con dolore. Anche il signor Gene sarebbe in studio che. Sarebbe in omaggio anche lui, insomma. Sì. Marino. Allora, è un disco autografato del 1967, come tutti ricorderete. Sì. Gene Guglielmi è stata la punta di diamante dell'avanguardia beat italiana. Protagonista di Giochi in famiglia con Mike Bongiorno assieme al celebre papà Alighiero. Protagonista di Sette voci, ha cantato canzoni stupende e meravigliose, tra le quali una scritta anche da Carlo Alberto Rossi e Calabresi che si chiamava Ragazzo Beat, indimenticabile, Bielle Rovente. È tutto vero. Eccolo lì. E noi, signora Livio, oltre al disco. Le facciamo conoscere Gene Guglielmi e lei avrà la possibilità, scusate, prima dell'applauso, signor Livio, lei ha vinto il disco e un mese in vacanza con Gene Guglielmi. È contento? Bellissimo. Eccolo qua. E dei premi che ci ha tenuto. Gene Guglielmi. Bellissimo. Ma io sì, grazie. Grazie Orietta, noi ci colleghiamo più tardi per la seconda telefonata, va bene? Scusa Fabio, nel frattempo Gene Guglielmi è diventato un architetto come sano e ha scritto testi come la lettura storica del paesaggio urbano come fase preliminare alla sistemazione degli spazi. Ecco, naturalmente non sono più dei 45 ma dei 33 giri per la complicità del testo. Grazie. Dica architetto. No, niente, volevo dire, non so come ha fatto Marino a non possedere più questo disco, che ormai è diventato una reliquia. Una reliquia, ormai se ne è liberato. Vale anche, non per essere grevi, ma vale sulla settantina di mila lire in mercatini. Se ne è liberato a malincuore, naturalmente è distrutto. Adesso c'è un vuoto nella sua vita e anche nella sua casa. Ecco, vedremo l'ora di recuperare. Lei deve dare un altro. Ma quante copie ha venduto di quelle? Quante copie ne ha stampate, diciamo? No, al tempo è sulle 60.000 copie. Caspita, tu quando mai hai venduto? Che poi ha cambiato diventata no, ma che gli importa adesso? No, si appassionano tutti fino al 72. No, io scusa Fabio. Dì. Una cosa che però la dico col cuore. Sì. Se anche Davide, se può fare un pezzettino della canzone proprio per ricordarci. La può accennare? I capelli lunghi. Sì, la può accennare? Sì. Sentiamo, posso dire certo. Un architetto canta la sua canzone. Sì. Perché porto le capelli. No, ma senza dal vivo, se no non va. Dal vivo. Prego. Se la gente riderà di me, rida pure, io male non ne faccio, che mi credano magari un pazzo che, con gli occhialini eccetera. Bravissimo, grazie della sua simpatia. Vuole andare a Teleo? Orietta, lo mandiamo a Teleo. E allora ecco, volevo dire una cosa interessante. Aspetti, segnato a Baggio dopo una mischia in aria, due passi da Cervone, 1 a
1-0, siamo al 28esimo del primo tempo. Bologna 1, Brescia 0. Bologna 1, Maria Dele trionfa. Maria Dele, diamo un microfono a Maria Dele per piacere, quando è possibile. Sì, grazie. Bologna 1, Brescia 0, Brosio. 1, Brescia 0. A chi lo dici? A tutta la folla. Ma che è la folla? Ma si è montato la testa. Sì, è ci fate vedere dalla finestra la piazza di sotto? Possiamo vedere? Chi ha segnato? Mi chiedono chi ha segnato. Ha segnato Baggio, che ha raggiunto a 9 gol Montella, Baggio. Biro, Feronaldo. Sì, ha raggiunto Montella. Alla grande. Vabbè, pazienza. Che ha raggiunto Montella. E sta zitto. E Fabio è dispiaciuto. Ma che gli importa loro? Ma no, vogliono sapere tutto. Vabbè, come vogliono sapere tutto? Arriva un altro Pasqua. Sampdoria in azione, ma niente. Ciao Nes. Allora il signor Gene Guglielmi intanto va sì, volevo però dire una cosa ancora, molto bella, sì, che fa quadrare il cerchio, sì, con Rietta Berti, sì, che nel 65, sì, partecipai al premio Romagna a Sant'Agata sul Santerno, e arrivai secondo e venimmo a trovarti a casa, ma tu non ti ricordi. Chissà quanti ricordi, perché non va a dirgli? Vada ora, vada a Teleo. Ciao, vada a Teleo, lo rivedremo a Teleo. È di qua Teleo. Grazie. Brosio. Paolo? Fabio! Continuano ad arrivare i fax? Aiuto! C'è una cosa che farà piacere a mia mamma. Ecco, che dice? Brosio, ti sposerò il 15 luglio 1998. Firmato Gianfranco? No. Firmato Francesca. Ah, vabbè, è andata bene. Aiuto! Ma perché tua mamma dovrebbe farle piacere? Perché è da che mi stressa che mi devo sposare. Lo capisco, povera donna. Dice, basta che ti sposi. Vabbè, grazie, a più tardi. Io direi intanto le telefonate per Tenorietta le possiamo mandare quando ci colleghiamo, se no è inutile, diventa un orecchio. È gigantesco. Benissimo, andiamo. Dimmi, Davide. Ha segnato il Bologna in piena gloria. Vince l'Empoli e vince anche la Lazio. L'unica che non vince è la Sampdoria, a perpetuo tormento del buon Fazio. In mezzo a questi vostri discorsi mi sento un deficiente. Vuoi fare anche tu una rima? Ma non capisco quando. No, sì, io. Vuoi fare una rima anche tu sul Milan? Qui non è sul Milan è facile. Sì, ma non è ancora successo niente. Vabbè. Però il fatto è che sì, è mezz'ora che penso una rima eventuale. Sì, sì. Poi lui ne spara una difficilissima. Sì, che è? Chi è? Chi? Chi ha segnato? Di Vicenza! È che non l'ho visto! Ha segnato di Vicenza! Luiso ha portato in gol di Vicenza, dunque la situazione ora di 1-0, Vicenza 1, Bari 0, a te la linea. Vicenza 1, Bari 0! Vicenza 1, Bari 0, gol di Luiso? Sì. Vuoi aggiungere qualcosa, Alessia? Niente, abbiamo iniziato benissimo l'anno, abbiamo iniziato due meglio. Scusate che non sento cosa dice Alessia. Che abbiamo iniziato benissimo, sì, l'anno con una vittoria. Tu come hai iniziato l'anno quest'anno, Alessia? No, chiedo. Venendo, sì, qui a quelli che il calcio. Brava, grazie. Ecco, sì, ci sono dei signori che...